Dunque, buonasera. Noi siamo qui perché abbiamo l'intenzione di tenervi al fresco per un po' di tempo, un bel po' di tempo, raccontandovi le nostre storie. Come avete visto dalla presentazione, questo viene chiamato reading, una parola inglese che vuol dire sostanzialmente leggere. Quindi io vi leggerò parecchie cose, però qualcosa canterò anche. Bravo. Grazie. No, sul serio, però qualcosa leggo. Che storie vogliamo raccontarvi? Le storie che partono e arrivano in una piazza, in piazza. D'altra parte è l'organizzazione che presiede a questa serata e alle altre serate, che si chiama Agora, no? Che è appunto la piazza. Il luogo in cui, nelle antiche città greche, ma lo sapete tutto, non è una lezione, non vi preoccupate, e si discuteva e si fondava quella che noi chiamiamo democrazia. E poi naturalmente parleremo di tante altre cose, di tutto quello che può succedere in una piazza: amore, politica, riconoscimento di figure come dire, fondanti, eccetera. E poi in un'altra piazza finiremo. La prima da cui cominciamo è quella, è una piazza di Genova. È una piazza di Genova e lo scenario vi deve riportare indietro di 12 anni, 13 anni. C'è molta gente, ci sono molti ragazzi, c'è anche molta polizia. Di solito comincia sporco, come l'inchiostro del nostro giornale, scritto sui bianchi muri delle prigioni della Repubblica, che giorno per giorno, avanzando tranquille, sono quasi davanti alla tua finestra, con un corteo di stelle, scintille, i tamburini, la banda, l'orchestra. Disoccupate le strade dai sogni, disoccupate le strade dai sogni, sono ingombranti, inutili, vivi. I topi e i rifiuti siano tratti nel resto, decenteremo il formaggio e gli archivi. Disoccupate le strade dai sogni. Per contenerli in un modo migliore possiamo fornirvi fotocopie d'assegno, un portamonete, un falso diploma, una 24 ore. Disoccupate le strade dei sogni ed arruolatevi nella polizia, ci sarà bisogno di partecipare, di questo il modo, al nostro progetto di democrazia. Thank you.
rubate le strade dai sogni e continuate a pagare l'affitto. Ed ogni carogna che abbia altri bisogni, dalla mia immensa bontà sia trafitto. Da oggi è vietata la masturbazione. Lambro e Lambrusco, vestiti di nero, apriranno le liste di disoccupazione, chiudendo poi quelle del cimitero. E poi costruiremo dei grandi ospedali, i carabinieri saranno più buoni, l'assistenza forzata e gratuita per tutta la vita è un vitto migliore nelle nostre prigioni. Disoccupate le strade dai sogni e regalateci le vostre parole, che non vi si trovi nascosti a fare l'amore, i criminali siano illuminati dal sole. Disoccupate le strade dai sogni, non ci sarà posto per la fantasia del paradiso pulito, operoso, della nostra nuova socialdemocrazia. Tutta la notte, ma
sono trasmessi. Suono in onde corte che vanno e vengono, lingue incomprensibili. Verso le 6 di mattina finalmente le trombe di Radio Tirana. Ma è troppo tardi, bisogna alzarsi e andare a scuola, a quell'inutile scuola. Ad immaginare solo qualche anno dopo lo stesso ragazzo, un po' cresciuto, con la stessa radio ed una cuffia un po' migliore, che girando la magica rotellina della sintonia trova un mondo che trasmette, che ha voglia di trasmettere, mille radio libere, radio Alice, che sembra parlino di lui e che lo chiamino, lo invitino a parlare ad altri. Un'iniezione straordinaria di energia. Oggi niente di tutto ciò. Oggi l'inferno. Nelle ultime malevolge Dante metteva i seminatori di zizzania, i fomentatori di odio, i dispensatori di disamore. Sintonizzatevi su Radio Padania Libera e capirete benissimo, se ancora non lo avete capito, cos'è l'odio moderno, contemporaneo, cos'è la nostra colonna sonora infame. Erotico contro il normale odio oggi diffuso tra gli esseri umani di qualsiasi razza, sesso, colore. Sarà banale, evangelico, ecumenico ed ingenuo, ma forse parlare d'amore oggi può avere una valenza eversiva. L'amore oggi è merce preziosa e rara e noi vogliamo esserne i rapinatori. Perdonarlo ai poveri e ricattare i ricchi. Con amore, love songs. Perché le frequenze poi sono soprattutto le frequenze del cuore. Thank you.
grazie, grazie mille, siete molto gentili. Noi di solito cominciamo con questi due pezzi per selezionare il pubblico, abbastanza noiosi, diciamo la verità, forse interessanti, sicuramente noiosi, vuol dire che è veramente interessato e allora possiamo continuare, altrimenti di solito si alza molto discretamente, con molta gentilezza, e se ne va. Se ne va fuori a fumare, nei migliori casi, e poi magari rientra dopo un po' a dare un'occhiata, a vedere se è cambiato qualche cosa, oppure se ne va proprio. Voi siete rimasti, quindi possiamo continuare. E di questo vi ringraziamo. Non abituateci male, perché poi i musicisti sono degli artisti viziati, malinconici, se si abituano all'applauso poi lo pretendono sempre, se no si mettono a piangere. Io non vorrei mettermi a piangere qui questa sera davanti a voi. E, come dicevo, questo testo, che era l'introduzione, è un disco che ho fatto qualche anno fa, di cui non vi dico il titolo, così non potete comprarlo, non vi sentite neanche in obbligo di farlo. Finivo con questa citazione sull'amore, va bene, parliamo un po' d'amore. Adesso facciamo sentire un paio di canzoni d'amore per il Signore che l'ha in fondo cantate queste. E, canzoni d'amore e di passione, diciamo, soprattutto la prima. Così si è negato ai beati, è perché
neanche la fiamma di un fuoco, ma che tramanda alla morte. Ma è perché i beati non sanno le stanze d'affitto e hanno paura del buio e delle parole. Ma è perché le donne a di fiume non sono mai beate. Perda per strada, agli occhi degli altri, per quanto ti frughino, non sanno capire che la dolcezza preziosa, ma che nascondi tra i denti, è la ridicola e meravigliosa discesa è di un uomo che impara a non morire. Si parla di cose così meravigliose e lontane, nella testa vola tutto. E allora quando ci si crede molto, si fa in modo che voli via anche qualche cosa di presente e materiale. Quest'altra canzone d'amore è, diciamo così, più ingenua, ma voi mi perdonerete questa ingenuità, perché quando l'ho scritta avevo 16 anni.
quello che mi resta dei tuoi giorni è la smania di uscire, anche se so che non c'è nessuno fuori che mi aspetta. Ma quello che mi resta dei tuoi giorni è la fretta di riuscire a dormire ogni notte senza ripensare a te. Ma quello che mi resta è il ricordo dei tuoi baci. Mi resta una dei tuoi giorni è il rimpianto disperato di non averti fermato quando stavi andando via. Quello che mi resta dei tuoi giorni sono le parole dolci che mi riempiono la gola e che oramai non posso dirti. Quello che mi resta dei tuoi giorni è il desiderio di riaverti. Quello che mi resta dei tuoi giorni e il nulla del tuo scarno addio, senza parole, senza baci, ma come se fosse normale. Ma quello che mi resta di tuo giorno è la triste sicurezza che non mi ha mai portato niente di chi di noi avesse torto. Ma quello che mi resta di tuo giorno è solo il senso di essere morti. Questa canzone è una di quelle che più mi hanno aiutato nel successo popolare. Essendo una canzone allegra, semplice, ballabile, fischiettabile, eccetera. Però comunque era così. Penso che la prima volta che uno viene lasciato nella vita sia questo che succede. Secondo me non è un bel periodo. Se qualcuno di voi ricorda Adena Rabbia di Paolo Di Zano, comincia così. Non permetterò mai a nessuno di dire che i 20 anni sono l'età più bella della vita. È vero. Poi, per tutto il resto della mia vita, io ho stressato il mio pubblico. Lo so, mi dispiace, però chi si ama si stressa. E parlando di politica, quindi mi sento in dovere di politica, tra virgolette, insomma, qualcosa del genere. Mi sento in dovere questa sera di chiarire un po' con voi, così gentili da perdere ancora del tempo con me, di chiarire appunto le poche cose che pensavo, pochissime. Allora, devo cominciare con una... Devo cominciare con una cosa per me molto difficile, anche imbarazzante, abbastanza.
abbastanza imbarazzante. Dovrei addirittura dare torto a un personaggio sacro della nostra storia, della mia, quella della mia generazione. Come voi vedete, sono vecchissimo. Ebbene, diciamo così, il compagno Mao. Mi spiace, scusatemi. Se qualcuno si è offeso, venga dietro sul palco, mi prende a pugni, faccia quello che vuole. Ma perché? Cosa diceva il compagno Mao? Il potere nasce dalla canna del fucile. Allora, siamo proprio sicuri che sia così? Le canne si fumano pure, però. Quella è un'altra cosa. E lì il compagno Mao aveva torto lo stesso. Non credo che se le fumasse, né che permettesse che fossero fumate. Poi manco sapevano cos'era in Cina. Vabbè. Comunque ne parliamo dopo, eh? Ne parliamo dopo. Lo facciamo dopo. Facciamo dopo. Vieni dietro che ci pensiamo. Guarda che Nicola è grosso, eh? Niente, quindi, se non è così, come io non credo, da dove viene? Secondo me, dalla parola. Dalla parola. Il potere nasce dalle parole. Dalla comunicazione. E in fondo, se permettete, se giriamo un po' il cappino indietro, negli ultimi 20 anni orribili del nostro disgraziato paese, forse ci rendiamo conto che un po' è così. Allora, che cosa bisogna fare? Il protagonista di questa canzone, che ora vi canto, decide che è così e che quindi lui vuole rivoltarsi, ribellarsi a questo dominio delle parole del potere. E decide appunto che lui chiamerà le cose come vuole. Non si arrenderà alla semantica del potere, al significato delle parole che il potere dà, perché questo è un gesto di estrema, assoluta, radicale ribellione. Allora, lo so, intanto è una canzone, e poi lo so, è un'utopia, naturalmente, però siamo sicuri che in Italia la sinistra non abbia trattato le utopie come qualche cosa di residuale, di infantile, di inutile, di ignobile. Attenzione, utopia vuol dire il luogo che non c'è, ma anche il luogo verso cui si va. Sposta comunque la bilancia della storia da qualche parte. Ed ogni viaggiatore sa benissimo che l'importante non è arrivare, ma è viaggiare. Tranquillo, servile, non
le pagine le giravo sempre con il fuoco, e nessun maestro è stato mai talmente bravo da respirarsi il mio ossigeno e il mio gioco. E di lavoro io l'ho chiamato piacere, è perché la semantica è violenza oppure è un'opinione, ma non è colpa mia, non saltatemi addosso, e se la mia voglia di libertà oggi ha anche bisogno di confusione, ma è il piacere. Io l'ho chiamato un dovere, ma perché la primavera mi scoppiava dentro con una carezza, a fondere, fondere, riconfondere, infine a rifondare l'alfabeto della vita sulle pietre di miele della bellezza. Vedi il potere nella sua immensa intelligenza e nella sua complessità, non mi ha mai commosso con la sua solitudine, ma non l'ho mai salutato come tale, ma però ho raccolto la sfida con molta eleganza e sicurezza quando ho chiamato prigione la sua felicità. Vedi il potere. Da quel giorno mi insegue, ma mi insegue con le sue scarpe chiodate, ma di paura, mi insegue sulle sue montagne, ma quelle montagne che io chiamo. E io chiamo pianura. Continuando il discorso di prima, devo dirvi che a un certo punto, se uno è ossessionato dal potere, ha anche bisogno di farsene un'idea, di una faccia, di un'immagine. Un potere che non parla solo per radio, un potere che ha una faccia. E questo è stato molto difficile per me. Io credo di aver trovato una mia risposta che questa sera vi propongo. Naturalmente non dovete essere tutti d'accordo e potete dire la vostra, perché dopo il concerto naturalmente c'è il dibattito. Dibattito sì, dibattito sì, no, abbiamo predisposto delle chiusure.
lancia, il dibattito c'è. Allora, voi sapete, forse non lo sapete, non so, io vengo da Bologna, è una città che amo molto, una città che mi ha dato tanto. Negli anni d'oro la chiamavamo la Parigi d'Italia, e allora, questa piazza c'è ancora, meravigliosa. Tanto per tornare alla piazza di cui si parlava all'inizio, di cui si parlerà alla fine, in cui si vedevano delle cose che oggi sono inimmaginabili, come dei gruppi di vecchi, di vecchietti, di anziani, no? Che discutevano animatamente di politica, con delle discussioni memorabili. Vi cito solo una battuta che ho sentito una volta che non ho mai dimenticato. Due interlocutori, uno dice all'altro: stai zitto tu che bevi sempre. E l'altro dice: sì, è vero, bevo per dimenticare. Ma cos'è che devi dimenticare? Il fatto che bevo. Qui, a questi livelli. E Palazzo d'Accusa, c'era il tabellone, allora elettronico. No, scusate, caspita, dico allora elettrico, quel tipo delle vecchie stazioni, che trasmetteva in diretta i risultati elettorali. C'era un accapigliarsi, una passione ormai purtroppo dilettata su Rete 4 per vedere chi vinceva. Posso dirvi, francamente, non c'era una grande suspense, perché in quegli anni a Bologna il Partito Comunista aveva dall'85 al 92%, però a loro piaceva. Non piaceva molto, e si appassionavano, erano ancora dei cives in qualche modo, pure essenziali. Però Bologna, nonostante tutto quello che mi ha dato, ha un difetto: è a soli 100 km da Rimini. Rimini è il contrario. Anche qui, ripeto, tra parentesi, c'è qualcuno di Rimini che si offende. Può rantonare una sigaretta, la canzone dura 5-6 minuti. E, il contrario, no? Il luogo dei divertimenti, delle ragazze, dei giochi, nessuno ha niente contro le ragazze, naturalmente. Però il gioco elevato a principio, il divertimento elevato a principio, mi sembrava non consono alla mia età, alla mia formazione. Il vero problema era questo: che i miei genitori avevano una casa a Rimini. E quindi praticamente tutti i fine settimana, quasi tutti, hanno, quando proprio c'era una bufera di neve, mi costringevano ad andarci. Con quale motivazioni? Ma c'hai tanti amici lì? Ma ti diverti? Ma dove? Puoi nuotare? Ma so appena stare a galla. Nuotare fa bene, è uno sport completo. Sviluppo, questo è uno dei luoghi comuni che avrete sentito chissà quando va, è uno sport completo. Sviluppa tutti i muscoli, magari sì, per uno che sa nuotare, no? Non per me. Ti fa bene, devi venire. Diventerai un ragazzo alto, bello, sano e con tanti capelli. Ecco. Grazie. Io cercavo di oppormi, dicevo delle cose che sembrano patetiche, ma io veramente, sapete, ho trovato in quella bancarella un bel cofanetto di libri di un filosofo tedesco che mi interessa. Ho cominciato a leggere, è difficile, però insomma è interessante. Un certo Marx, il Capitale, sarà mica ebreo. Allora, riproviamoci una settimana più tardi. Guardate, ho trovato un bellissimo romanzo breve, questa volta l'ho letto subito, di un ebreo tedesco che mi interessa molto. Vorrei starmi proprio qui questo fine settimana a leggermelo, a finirmelo, eccetera. Ma di che cosa parla? Ma niente, di un uomo che una mattina si sveglia scarafaggio. Vabbè, ho detto tutto. Però con gli anni, io e
e i miei compagni di Zingarati, che dopo, subito dopo vi presenterò, abbiamo fatto tante volte, beh vabbè, almeno io venendo da Bologna, la linea Adriatica. La linea Adriatica, Bologna-Lecce, Bologna-Taranto, 9, 10, 11, 12 ore. E a me è sembrato di capire qualche cosa. L'ho visto lì, quel mare, grigio, lento, però ostinato. Continuo, non si ferma mai. Voi direte, tutti i mari non si fermano mai, sì, ma questo c'ha qualche cosa di particolare. E allora ho pensato che forse quella era l'immagine del potere che cercavo. Qualcosa di non sanguinario, di non violentissimo, qualcosa che non ti schiaccia immediatamente, ma che ti prende ai fianchi, ti sfianca, ti sfinisce, ti stanca, giorno dopo giorno. Perché lui non si stanca mai. E allora la canzone che ora vi leggo è proprio questa. Io non ho visto
bambini a Rimini, tranne quelli delle colonie, poveri soldatini minimi. C'era l'impasto, le cerimonie, ma ne esistono loro e sanno ancora progettare argini immaginari, sponde, dighe e barriere da non abbandonare. Ma poi a sera, imbronciati in faccia al mare, non hanno vecchi a cui domandare perché, perché, perché. E perché questo Adriatico si muove così, così piano, eppure così fanatico e forte? E perché fa scomparire sempre tutto quello che noi costruiamo? E perché non ci abbandona mai? E poi perché noi? Non lo dimentichiamo. Ora naturalmente vi presento i miei straordinari collaboratori, compagni di Zingarate, maestro Paolo Capodacqua, alla chitarra classico elettrificato, non so come classico si chiama, e diplomato in chitarra classica al Conservatorio di Sulmona, come voi sapete sicuramente è uno dei più selettivi d'Italia, e lui ha ottenuto il massimo dei voti con, diciamo così, degli esercizi un po' particolari che poi forse vi spiegherò. Alla mia destra, un raffinatissimo jazzista, Nicola Lesini, musicista romano di grande esperienza questa attività, che mi fa l'onore di accompagnarmi in questa mia performance. E vedo che qui c'è qualche cosa che non funziona, quindi sono costretto a parlare e parlo.
Vedete, io ho avuto un grave problema. Da giovane ero molto molto timido, praticamente non parlavo. Ricordo una volta che, non so a quale festa, forse Natale, mia madre mi disse: Claudio, ma tu quest'anno in famiglia hai detto 17 parole. Naturalmente non risposi perché ci tenevo a quel record. Poi insomma, come dire, sono guarito, il mio psicanalista ha una villa in Sardegna. Sono guarito, però forse ho la malattia opposta, nel senso che adesso sono logorroico, non faccio altro che parlare. D'altra parte sono stato 30 anni in una classe di liceo e lì se non parli sei veramente finito. Niente, allora il maestro ha risolto il suo problema egregiamente, non egregiamente, molto egregiamente. Beh. Allora voi ci vedete così, insomma, quindi potete pensare che quando noi parliamo d'amore potete pensare male di noi, potete pensare che noi intendiamo un amore solamente orizzontale, invece no, siamo meglio di questo, pensiamo a un amore anche verticale. Verticale che vuol dire che ci collega alle generazioni precedenti e si spera a quelle successive. Quindi io vorrei farvi sentire due cose che ho scritto e dedicato a due persone che mi hanno insegnato molto in questo mondo, che non è assolutamente facile. La prima: siamo in un locale di Roma, in un piccolo locale di Roma, in uno scantinato di Roma. Fate conto che il palcoscenico, intanto anche se piove, sapete che a Roma ci sono quei meravigliosi temporali, cioè, se anche piove, niente, il tenutario asciuga un po' le poltrone, mette qualche asse di passaggio rubata al cantiere di fronte, insomma si suona comunque. Il palco arriva più o meno dove c'è il piede di Paolo. In quell'angolo, là, c'è una cosa che allora si chiamava mangianastri. E poi c'è una tendina rosa pallido, non chiedetemi perché, che fa da sipario. Prima di ogni spettacolo il tenutario va in quell'angolo, schiaccia il bottone avvio, forse l'unico che c'era in quelle macchine in quel periodo, e parte inevitabilmente, inequivocabilmente, l'internazionale, che si ascolta tutti religiosamente. Poi tira su a mano, ovviamente, rigorosamente, questa specie di sipario. Immaginatevi la scena: ci siamo a Capodanno e io, pensate che libidine, le ballerine brasiliane non arrivavano mai, a volte le invitavamo ma non venivano. Però, un locale molto famoso, in cui sono cresciuti dei cantautori italiani importanti, Francesco De Gregori, per esempio, un altro... Stefano Rosso! Pure, poi un altro... che di cui adesso non ricordo il nome, però un famoso tifoso della Roma, insomma, in qualche modo ci arriveremo. Bravo, il locale è proprio il Folk Studio di Giancarlo Cesaroni. Che cosa mi ha insegnato Giancarlo? Questo che noi stiamo facendo non è un mestiere, non è un lavoro, non è niente, è solamente un tentativo di stabilire una comunicazione con qualcuno, di dire qualche cosa, di riflettere, di raccontare, di avere un feedback, come lo chiamano gli americani, un ritorno. È solo questo, ma questo è importante.
piazza può essere quadrata, rettangolare, ce ne sono anche di diverse, ma solitamente sono così. E quindi hanno comunque tutte e quattro ali. Allora, una delle cose che poteva capitare in quegli anni, che la piazza in cui si passava tutta la sera, era di vedere arrivare da uno di questi angoli un cespuglio di lisciuli biondi che aveva voglia di parlare, aveva voglia di qualcosa, come tutti noi, sostanzialmente, di esistere. Anna di Francia che ride, Anna che ride, Anna che scherza, Anna che ascolta, che parla, Anna che chiede, vuole sapere come andremo a finire la sera. Anna la piazza, ti ama, come Anna racconta, l'ultima Francia, come era grigia, come era triste, Anna racconta, il nuovo lavoro, sempre camicie, solo camicie. Anna ti sembra di essere pazza, Anna la piazza, ti ama con me. Anna chi mi porta via? Si infila in un'osteria e forse stasera ha voglia d'amore. Anna più bella, più bella che pazza, Anna la piazza ti ama, con Anna troviamo da tanti amici, ora comincia la discussione, sono momenti quasi felici. Anna mi guarda, io faccio il buffone, e dove sarà la cultura operaia? Anna che scuote la testa e che dice di no. Anna vive, è da sola, si è già stancata di prenderci in giro, e lui non è un coglione, sentiamo dire, è l'alternativa. Nella cultura non è solo ideologia, l'alternativa è organizzazione, ma Anna si è nata, basta parlare, Anna si alza, andiamo via in mezzo alla strada, mi fa perdonare. C'è Anna che brinda la sua energia, Anna imprendibile più di un momento, Anna dà un bacio alla piazza e poi se ne va. Per dire che ci sono, che esistono, sono al mondo, vogliono contare il mondo, vogliono parlare, vogliono essere.
sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. E non mandiamo raccolto con tuo bisogno. E non piantiamo il mais, ma su tutto l'altro piano. Noi prendiamo foreste e continuiamo a salare. Le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontano. E da noi vengono i tesori alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano sfavoriti. E siamo noi a far bella la luna, noi con la nostra vita coperta di stracci e di sassi di vetro. Quella vita che gli altri ci respingono indietro, come un insulto o come un ragno nella stanza. Riprendiamo le mani, riprendiamo le zone, ma riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza.
Sì, io li ho visti e questa sera ve ne ho portati due. Paolo Capodacqua alla chitarra, Nicola Resini e Enzo Soffi ai tappeti. Io sono Claudio e voi siete un grande pubblico. Grazie. Ragazzi, se vi avessi conosciuto prima avrei risparmiato un sacco di soldi di psicanalista, perché adesso questa sera ho capito finalmente che cosa vuol dire la parola masochismo. Allora, abbiamo tenuti qua un'ora e mezza al freddo, anche di più, però ancora non avete ancora va bene, noi facciamo sentire la vittoria. Facciamo sentire un pezzo che però è per me imbarazzante. Devo spiegarvi un po' perché, così intanto finisco la sigaretta, tanto qui all'aperto si può fumare. E un pezzo che mi ha creato molti problemi col mio pubblico, quindi io questa sera con voi voglio chiudere i conti, che nessuno si lamenti mai più. Perché? Perché, vabbè, io facevo una... un'analisi sostanzialmente della mia famiglia, ma la portavo a delle conclusioni, diciamo così, ottimistiche. Lo so, sembra strano, però era così. E invece non è andata così. Io vi ho raccontato prima, brevemente, uno studente liceale, la sua stanzetta, Kafka, Marx, e c'era anche Engels, quello forse mi ha fregato perché secondo lui sarebbe successo tutto naturalmente, storicismo fregatura, e invece non è successo così, e molti si sono arrabbiati, molti spettatori sono venuti a chiedermi, ascoltatori, spettatori, amici, insomma, amici dopo non più, mi sono venuti a chiedere, ma tu hai detto questo? Dico, ricordo benissimo un concerto, venuto un ragazzo, comunque, che mi ha detto, sei tu Lolli? Mi sono guardato un po' intorno, non ce n'erano altri, sì, sono io, ma sei tu che ha scritto, ho capito subito che andava male. E ho cercato di minimizzare, ma è scritto, scribacchiato, sono buttato giù così, insomma. È riuscito a dirmi questo, lo sai che per colpa tua io sono stato 15 anni in India a vendere magliette? Perché poi sapevo che quando sarei tornato quello che tu avevi detto si sarebbe avverato. Mi sono fidato e tu mi hai deluso. Allora ragazzi, basta. Non mettiamola più su questo piano. La canzone vi faccio sentire, secondo me, una diagnosi perfetta, la prognosi è sbagliata. Ok, ho sbagliato. Ho pagato. Perché ho pagato anch'io, se non è successo quello. Abbiamo pagato tutti. Appunto, abbiamo pagato tutti. E quindi, perdonatemi, ho sbagliato, però io ero in buona fede. Mo ve la facciamo sentire. E qui vi spiego un'altra cosa. Il maestro Capodacqua, vi ha detto, si è diplomato con Salvatore di Sulmona. Sapete con che cosa, con che saggio? Introduzioni alle mie canzoni. Introduzioni che non c'entrano assolutamente niente con le mie canzoni, che lui si è assolutamente inventato. E adesso ne avrete una prova. A volte anche con un certo gusto. A volte, diciamo così, ho detto tutto. Allora, qui se siete fortunati l'introduzione fa una volta. Se siete meno fortunati, due. Se siete proprio un po' sfigatelli, tre. Se
quanto siete da Buddha? 4. Andate in fondo. Dal gran tormento che un giorno se li riprende il vento, e la domenica vestita a festa con i capi famiglia in testa, a piena luna nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, ma presti ascolto all'omelia rinunciando all'osteria. È così grigio, è così per bene, ti porti a spasso le tue catene. La vecchia piccola poesia, per piccina che tu sia, io non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Di quando gli anormali sono trattati da criminali, e chiudi resti in un manicomio a tutti gli zingari e gli intellettuali. A mio ordine e disciplina adori la tua polizia, tranne quando devi indagare su un falso bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti, le fatture e bolle di commissione. Non sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria, e hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Piccola purché sia, ma per piccino che tu sia, non so dire se fai più rabbia a te a schifo o malinconia, o malinconia. Sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, o chi lo fa per più di due, o chi lo fa in maniera strana. Ma di disgrazie puoi averne tante, per esempio
una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista, ex, ma sempre pronta a spettacolare in nome del civile rispetto, ma sempre fissa lì a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto, sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, e sempre pronta a leccare le ossa al più ricco dei suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia. Ecco, vi chiedo un attimo di pausa, perché è qui che dobbiamo spiegare qualche cosa. La canzone naturalmente ve la finisco, perché le parole, come accennavo prima, secondo me sono molto più affidabili della storia. Però qualche cosa naturalmente devo dire. E il 21 giorno la canzone finisce così, l'ultimo verso che vi canteremo è: ti spazzerà via. Va bene, non è successo, ok? Anzi, forse è successo il contrario. La piccola borghesia, anche proprio di statura, è aumentata, è diventata potentissima. Ma io che ci potevo fare? Da quella stanzetta di adolescente, di liceale, con quei libri e quella famiglia intorno, ma scusate, io potevo immaginare qualche cosa come, non dico qualcuno, qualche cosa come Calderoli. Era pensabile secondo voi? E allora, va bene, ho sbagliato. Non ce l'abbiate più con me, è stato un errore che ho fatto in buona fede. La canzone, ripeto, va terminata, perché le canzoni sono più serie della storia, quindi ve la terminiamo. Vecchia piccola borghesia, la vecchia gente di casa mia, la per piccina che tu sia, il vento un giorno, forse, eventualmente, dipende da tantissime cose, incidenti, anche, non so, incidenti, malattie, non si augurano malattie a nessuno, però, come dire, lo scenario è molto, molto, molto ipotetico, liquido, direi, però ti spazzerà via. Grazie ancora, grazie mille, veramente.